Siamo oggi con una delle più importanti doppiatrici del cinema italiano. Continuiamo questo ciclo di interviste con Laura Boccanera, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Lei dà l'impressione di essere una donna che, pur essendo molto bella, non ama mettersi in mostra. Dipende da una timidezza di fondo o da una riservatezza doverosa per salvaguardare la sua vita privata? Allora, innanzitutto ciao a tutti e sono molto contenta di fare questa intervista. No, non è né per un fatto di timidezza né per un fatto di mettermi in mostra. Non mi interessa perché non mi è mai interessato fin da quando ero anche più giovane, perché sono sempre stata molto gratificata dal doppiaggio, non ho mai avuto la cosa di apparire in pubblico, ma non è né timidezza né riservatezza, è stata proprio una mia scelta, mi gratificava e mi gratifica il mio lavoro in maniera sufficiente, anche perché poi sono molti, fare altre cose sono anche molti sacrifici, devi sacrificare molto della tua vita privata, della tua famiglia, e se non hai una grandissima passione, una grandissima spinta, cosa che io non ho, io sono felice così, ho avuto la fortuna di fare una bellissima carriera e quindi sono una donna appagata da un punto di vista professionale. Lei ha ripetutamente affermato di essere appunto totalmente appagata dalla sua vita e dalla sua attività di doppiatrice. Sì. Presumibilmente lo è anche per il ruolo che riveste nella sua famiglia, essendo madre di due sì. splendidi figli. Sì. Prevede per loro una carriera nel mondo del doppiaggio? E dunque, io per i miei figli no, non ho mai, è stata una mia scelta, non ho mai voluto inserirli in questo ambiente. È stata una mia scelta perché io ho iniziato da bambina, avevo 9 anni, adesso non mi ricordo, e siccome comporta molto sacrificio, devi rinunciare a tante cose, e io ritengo che nella vita bisogna attraversare tutte le fasi della crescita, quindi devi attraversare l'adolescenza, devi fare le cose, andare con gli amici, uscire, non puoi tornare a casa dopo scuola e dire no, oggi devi andare al turno, oppure i tuoi amici ti... cioè devi crescere, devi attraversare tutte le tue fasi e crescere libero. E poi soprattutto perché sono tanti sacrifici questo lavoro, può non sembrare, è un bellissimo lavoro, stupendo, meraviglioso, che io mi ritengo molto molto fortunata e sono molto felice di farlo e lo rifarei, però per i miei figli, ovviamente tutto questo avendo la possibilità che i miei figli hanno delle strade aperte, perché probabilmente se avessero avuto delle strade, no, se non avessero avuto strade aperte o avessero avuto, non lo so, insomma, questa come possibilità, probabilmente gliel'avrei anche fatto fare, perché è comunque un'opportunità, un bellissimo lavoro che per chi non... I miei figli fortunatamente non ne hanno mai avuto bisogno e quindi io voglio che loro crescano, vivano liberi di fare la loro vita senza impegni, perché poi in tutto questo c'è comunque la competizione. Perché anche da piccolini, quando tu vai a fare un provino, anche se sei una bambina di 10 anni, comunque stai in competizione con altre, e non è, almeno dal mio punto di vista, per un fatto anche psicologico, non è un fatto di competizione sana poi, perché comunque è inutile dire o inutile a fare, ci si rimane male, capito? Cioè la competizione sana è nello sport, non nel lavoro. Perché comunque già in un'età 10-12 sei comunque messa, Dio non mi viene la parola, sotto prova, insomma. Certo, assolutamente, ma come giusto che sia, i suoi figli è bene che appunto attraversino tutte le fasi. No, loro me l'hanno anche chiesto, ma così per curiosità, e io ho detto no ad entrambi, però me l'hanno chiesto così, neanche con grande... Soprattutto forse la femmina me l'ha chiesto di più, il maschio no, perché ha sofferto molto la mia mancanza, perché ho sempre lavorato tanto e di questo un po' di rimpianto ce l'ho, perché avrei dovuto stare un po' più di più con loro. Però magari hanno avuto la fortuna, come dico sempre, di avere una mamma che
gli leggeva le favole con una bellissima voce, sì, ed è credo il privilegio che spetta molto... a tutti i figli. Oddio, non me lo dicono mai, ma sono molto fieri di me. E lei appunto è sorella di Fabio e cugina di Massimo, Emanuele e Riccardo Rossi. È una famiglia di star. E lei è la voce di Jodie Foster e Julia Roberts, oltre a svolgere anche l'attività di direttrice del doppiaggio. Fabio è la voce di Colin Farrell, alternandosi con Riccardo di Johnny Depp e Ben Affleck. Riccardo è la voce di Adam Sandler. Massimo è la voce di Sean Penn e Charlie Sheen. È marito dell'assistente Sabina Montanarella e padre della giovane doppiatrice Valentina. La mia meravigliosa famiglia. Emanuela, voce di Michelle Pfeiffer e Emma Thompson, moglie di Francesco Pannofino, voce di George Clooney e Denzel Washington, e a sua volta fratello di Lino, traduttore e dialoghista. I tanti visitatori del nostro sito, il mondo dei doppiatori, si chiedono come mai non avete ancora fondato una società di doppiaggio. Allora, perché non l'abbiamo mai fondata? Perché nessuno di noi ha una mentalità imprenditoriale, e quindi bisogna avere una mentalità imprenditoriale, bisogna sapersi muovere, gestire delle relazioni, pubbliche relazioni, e devo dire che noi, almeno nessuno di noi è all'altezza di farlo. Poi comunque sia, avere una società comporterebbe un sacco di responsabilità, un sacco di... francamente ci abbiamo pensato, devo dire, molte volte, però poi alla fine non siamo stati... Ha prevalso il lato artistico, allora. Diciamo che siamo molto più artisti che imprenditori, sì. E vorremmo adesso qui analizzare alcuni dei suoi doppiaggi, delle sue lavorazioni che sono veramente entrati nella storia del cinema contemporaneo, e partirei proprio da Jodie Foster ne Il silenzio degli innocenti. Che ricordo ha di questo film, poi premio Oscar? Beh, Il silenzio degli innocenti per me è un capolavoro della mia carriera, direi che è veramente l'Oscar della mia carriera. È stato un'esperienza bellissima, è stato veramente è uno dei film fra tantissimi che ho fatto, direi che è quello che detiene, che ha vinto l'Oscar. Lei ricorda se fu doppiato in colonna separata o... No, io quel film lo facemmo senza colonna separata, ancora si lavorava in coppia. Ebbi la fortuna di vederlo in visione privata prima di doppiarlo, e lo feci con Dario Penne, straordinario, una cosa meravigliosa. E devo dire che quel film è stata un'emozione per me enorme, e mi ha dato tanta tanta soddisfazione. Passerei adesso a Andy McDowell in Sesso, bugie e videotape, quindi totalmente un genere diverso. Sesso, bugie e videotape, mi ricordo ancora quando feci il provino, eravamo in Fondo Roma, ma si parla comunque di tantissimi anni fa. E me lo ricordo come... ho un buon ricordo di quel film perché, non lo so, perché forse ero agli inizi del cambio voce da adolescente a prima donna, perché nella nostra carriera si hanno le fasi di crescita, no? Perché la voce cambia. E quello fu uno dei primi film che io vinsi questo provino, e fu il primo film che feci una prima grande attrice come Andy McDowell, e poi all'epoca insomma quello fu un film che fece parecchio successo. E passerei a Anne Parillaud in Nikita. Ah, beh, Nikita anche, ecco, Nikita lo metterei insieme al Silenzio degli Innocenti, no? È un altro mio capolavoro che ho amato tantissimo, e mi ricordo che quando doppiai Nikita ero incinta di mio figlio Luca, ero incinta di 9 mesi, era giugno, e il direttore di doppiaggio, che purtroppo ora non c'è più, che era Roberto Del Giudice, una persona straordinaria che io ho amato moltissimo e stimato moltissimo, e sento molto la sua mancanza, mi ricordo che mi disse: ci sarebbe questo film, però sai, è un po' particolare, un pochino, ci ho paura, lo vuoi fare il provino? Io dissi assolutamente sì, perché per me era importante farlo. Ed ero incinta praticamente, stava scadendo il tempo, e mi ricordo che finì il film, non mi ricordo se l'11 giugno, il 12, il 29 giugno è partorito mio figlio, ma sono stata molto felice perché quel film era bellissimo, e doppiare lei è stato bello, perché poi quando si doppiano queste attrici così brave
ti arricchiscono. E per questo quando io dico che non ho la frustrazione, perché probabilmente questa cosa nasce anche dal fatto che ho avuto la fortuna sempre di doppiare attrici molto brave, voglio dire, quindi a me personalmente mi gratifica tanto. Cioè, se io doppio Jodie Foster, non è che sto lì, la guardo e dico porca miseria, però certo mi piacerebbe farla, ma no, io la guardo, io ancora quando vado a fare una presentazione, che poi dovrò fare il film, io una delle attrici per cui quando la doppio mi emoziono è proprio Jodie Foster. Una simbiosi, come dico, una sinergia. C'è una simbiosi, sì, mi emoziono, dopo 40 anni ancora mi emoziono. E ultima ma non ultima, Julia Roberts in Notting Hill. Ah, Notting Hill è stata un'esperienza stupenda, nel senso che, vabbè, a parte il film che è delizioso, meraviglioso, ma è stata una bellissima esperienza il doppiaggio che ho fatto con il grandissimo direttore Francesco Vairano, nonché mio amico, nonché un uomo che stimo immensamente. E mi sono, a parte il film che era divertente, ma lavorare con lui è stata proprio una, mi sono divertita tanto, è stata una bellissima esperienza. E ogni volta che va in onda, perché intanto lo rimandano, lo chiamo e ci ridiamo, insomma, perché io ancora mi emoziono se ci ripenso. Come si è emozionato il pubblico quando ha visto le sue interpretazioni. E ha mai conosciuto Jodie Foster? Allora, Jodie Foster per fortuna, mia grande fortuna, sì, l'ho conosciuta. Dopo tanti anni l'ho conosciuta, perché io ho iniziato a doppiarla, poi dopo, col passare degli anni, insomma, ci sono sempre stati un po' che a volte hanno chiesto il provino, a volte hanno chiesto allora invece poi io in realtà poi sono veni a sapere, insomma, da un supervisore americano, perché a volte questi film, ci sono dei film che vengono seguiti dai, mi ricordo che io feci Natural Born Killers, scusate l'emozione, e lì conobbi questo supervisore che è Ray Gillon, fra l'altro mio amico che saluto, e mi ricordo che in quell'occasione lui doveva andare a Parigi, che c'era Jodie Foster, e io ero incuriosita da questa cosa, se era vero o no che lei volesse me, perché mi dicevano queste cose, però sai, una non si illude mai che sia vero. E invece lui mi chiamò da Parigi, mi ricordo che lei dopo c'era Nell, le stava girando Nell, e lui mi chiamò da Parigi per confermarmi questa cosa, che lei mi voleva la mia voce. E poi ci sono state delle occasioni che non ci siamo mai potute incontrare, e invece poi finalmente in occasione dell'isola di Nîmes è stato bellissimo, perché io la sera avevo la visione in anteprima all'auditorium, e nel pomeriggio sono stata chiamata da queste persone che vengono insieme agli attori in Italia, una sorta di rappresentanti, sì, diciamo. Mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, abbiamo parlato tutto il pomeriggio di te con Jodie Foster. Io non ci credevo, infatti ho detto: ma sto su scherzi a parte, dico, no, non è vero. Dice: no, ti assicuro, guarda, stasera allora però ti devo dare l'appuntamento, perché lei avrebbe piacere di conoscerti, perché mi ha detto che in un'altra occasione anche lei l'aveva chiesto, ma non c'è stato modo, perché non vi hanno fatto incontrare, ed è vero, perché quando doppiai Il buio nell'anima a Piazza Sedra, io la vidi dalla macchina, lei mi guardò, io feci così, ma non mi fecero neanche avvicinare. E beh, io devo dire che quello credo che sia una gioia, e ci ho messo una settimana per realizzare che fosse vero. E mi ha dato questo appuntamento, e io, è una persona straordinaria, è una persona modesta, è una persona, mi è venuta incontro, mi ha baciato, mi ha ringraziato, mi ha fatto la battuta quando sei entrata, mi ha guardato e mi ha detto: è la prima volta che mi doppi, vero? Io ho fatto: dico, ma come? Io veramente sono. E lei mi ha abbracciato, una persona disponibile, umile, veramente, non lo so, mi emoziono a parlarne adesso perché ancora non ci credo. Quasi come se avesse conosciuto una persona di famiglia, visto anche un po' l'abitudine di doppiarla, quindi abituata a vederla, diciamo, non sullo lo schermo, so, io poi la... vederla dal vivo sembrava, sì, quasi un incontro tra voce e volto, sì, in questo, sì, caso. Ma lei ha avuto anche l'opportunità di conoscere e lavorare con le grandi voci del passato. Potrebbe darci un ricordo di quel mondo magico percepito dai sensi di una bambina che entrava in sala di doppiaggio e si avvicinava a questo mondo? Allora, qui parliamo veramente di un mondo... Allora, il doppiaggio di adesso, scordatevelo,
il doppiaggio di allora era un mondo magico. Io ho avuto la fortuna, a parte che si lavorava in maniera diversa, ma non mi voglio ripetere perché ve l'avranno detto tutti, era tutto. E poi avevi veramente l'occasione la fortuna di lavorare con queste persone straordinarie che ti insegnavano veramente a fare questo lavoro. Io ho avuto veramente la possibilità, ho avuto dei grandissimi maestri che ora non ci sono più, come non c'è più quel modo di recitare, come se voi fate un paragone, mettete vicino due film doppiati dell'epoca, un film dell'epoca, un film di adesso, sentite che è cambiato tutto completamente, come è giusto che sia ovviamente, però mi ritengo molto molto fortunata perché ho avuto veramente la possibilità di imparare questo lavoro, ho avuto chi me l'ha saputo insegnare. E di portare questi insegnamenti nella sua grande professionalità poi, sì, al leggio. Almeno spero. E facendo sempre un salto nel passato, cosa ricorda del doppiaggio di Candy Candy, amatissimo dal nostro pubblico? Ma Candy Candy ero una ragazza, Candy Candy fu il primo cartone che ebbe questo, fu uno dei primi cartoni che ebbe un successo pazzesco. Ed è stata, insomma, molti ragazzi sono cresciuti con Candy Candy. Candy Candy è stato, ero io vivevo, piangevo con lei, è stato bellissimo. Io mi ricordo Terence, i pianti che mi facevo, ma piangevo proprio a leggio. L'ho amato tantissimo, ma io devo dire che amo molto il mio lavoro, qualunque cosa faccio, non... ho veramente una grande passione, al di là della carriera, del fatto economico, io è proprio una passione, per me il mio lavoro è un grande amore, è un grandissimo amore. È giusto che sia, portare la passione nel proprio lavoro poi permette di arrivare veramente a livelli di eccellenza, di qualità, come sì, voi avete fatto, come lei ha fatto nella sua carriera, sì, rimanendo sempre sul fronte dell'animazione. Per la Disney lei è stata anche la voce di Belle, sì, nelle parti recitate della Bella, bello, e la Bestia, sì, e Nala da adulta ne Il Re Leone, sì, dove condivideva il leggio a fianco di suo cugino, sì, Riccardo Rossi. Cosa ricorda di questi altri due grandi film d'animazione rimasti nel cuore del pubblico? Beh, La Bella e la Bestia credo che sia veramente un capolavoro di film, che io me lo vedo sempre quando lo mandano, e bello, e poi i film della Disney sono tutti belli, devo dire, sono tutti bellissimi, quindi è come... è bello, è emozionante, non è che cambia, voglio dire, non... perché comunque... è comunque un film a livelli altissimi. Come un ritorno all'infanzia, io dico sempre, forse nel riscoprire magari anche delle emozioni diverse rispetto beh, certo, a un film doppiare recitato. Doppiare un cartone è diverso, ha un'altra... però più o meno, cioè l'emozione, quello è insomma, quello che metti anche in un film, ma come è giusto che sia in tutte le sue interpretazioni. E veramente per rimanere a 360 gradi dopo il cinema e i film d'animazione, passerei al lato televisivo, dove lei è la voce di tante attrici come Kate Walsh in Grey's Anatomy, sì, e nel suo spin-off Private Practice, sì, Lara Flynn Boyle in The Practice, Tia Carrere in Relic Hunter, e Courtney Thorne-Smith in Melrose Place, e anche il recente La vita secondo Jim. Sì. Cosa ricorda di queste interpretazioni? Anche qui si è emozionata con... Io non vorrei sembrare noiosa, io ho paura di sembrare noiosa, perdonatemi, chiedo perdono a tutti i visitatori, ma è talmente... cioè, Kate Walsh, che doppio in Private, è proprio un amore, è proprio vivo le sue storie, le vivo in prima persona. Vorrei sembrare, La vita secondo Jim lo trovo un capolavoro veramente, infatti continuano a mandarlo in onda, io me le rivedo, le repliche, continuo a ridere perché mi diverto nel farlo, io e mio cugino Massimo, a volte non riusciamo, Massimo Rossi che doppia Jim Belushi, in sala non riusciamo ad andare avanti perché proprio ci fa ridere, ridiamo, non riusciamo a doppiarlo per quanto è divertente, quindi... non vorrei essere noiosa, ma io amo molto, cioè amo talmente tanto il mio lavoro che vi dico che amo tutto, cioè anche queste... io non faccio distinzioni, voglio dire, non ho... certo, ovviamente se ti capita il documentario, se ti capita... comunque
è una cosa più noiosa, però qui parliamo comunque sempre di grandi attori, di altri, che sia una serie o che sia un film. Quando tu hai una grande passione, un grande amore per il tuo lavoro, io ci metto sempre la stessa passione, lo stesso ardore, quindi mi piace tanto, però ripeto, non vorrei sembrare noiosa. Noi spettatori non possiamo chiedere di meglio da voi. E lei ha avuto anche modo di vivere appunto le profonde trasformazioni tecniche, vocali e recitative che si sono determinate nell'arco di tanti anni nel mondo del doppiaggio, ne parlavamo prima. Ma noi vorremmo sapere invece le trasformazioni colte dalla sua sensibilità di donna e artista nei rapporti umani con le sue colleghe. Prima si doppiava tutti insieme, adesso è in colonna separata, quindi è più raro incontrarsi, magari ci si incontra in un corridoio tra un turno e l'altro, mentre prima si era appunto allegivo e si condividevano anche quelle emozioni che lei provava. Ecco, infatti questa è un pochino una penalizzazione, nel senso che prima era più divertente perché andavi nei posti di lavoro e c'era sempre un sacco di gente, si stava tutti insieme, si stava insieme nelle sale d'attesa, insieme al leggio, comunque sia è più bello, perché comunque sia hai dei contatti umani. Poi alla fine con il nostro lavoro stiamo di più con i colleghi che a casa, in realtà. E quindi adesso, cambiando un po' con le colonne separate, insomma un pochino è un peccato, perché comunque sia hai meno possibilità di condividere, di stare insieme, quello era un lato bello del nostro lavoro, che ci si vedeva, ci si incontrava, aveva il caffè insieme, oppure anche stare al leggio insieme. Quando si fa la colonna separata, stai lì, parli. Era un modo di confronto, di imparare magari da chi aveva più esperienza, per i giovani. Sì, e poi comunque anche un modo di lavorare anche divertendosi, comunque la battuta, la cosa, insomma, bello, un contatto umano, un contatto che mi manca, questo mi manca, ma purtroppo in questo momento sono cambiate tante cose, è cambiato veramente il modo di lavorare, è cambiato tutto. E proprio a tal proposito non possiamo non chiederlo, perché lei, giovane all'anagrafe, ha però anche 40 anni di sala di sincronizzazione alle spalle, e le chiediamo allora che futuro ha il doppiaggio per i giovani, per chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Ragazzi, io purtroppo a questa domanda devo rispondere, non lo so, non vi so rispondere. Io mi auguro, la mia speranza profonda, proprio per i più giovani, per chi ha voglia di fare questo lavoro, per chi ha la passione per questo lavoro, io mi auguro che ci sia un futuro meraviglioso e che cambino le cose in meglio. Però purtroppo in questo momento preciso, poi in questo momento diciamo proprio dell'Italia che stiamo vivendo, io vi devo dire che non lo so. E cosa pensa della moda tornata alla ribalta negli ultimi anni di doppiare le attrici italiane? Le è mai capitato? Gli hanno mai chiesto di doppiare attrici italiane? Dunque, io sono sempre stata contraria a doppiare le attrici italiane, infatti l'ho doppiata, credo nella mia carriera di aver doppiato forse due volte le attrici italiane. Io non le doppio, le attrici italiane, primo perché è difficile da doppiare, sono difficili da doppiare perché devi seguire comunque la lingua italiana, e comunque la devi seguire in maniera diversa da come lo faresti tu, ed è difficile. E poi ritengo che se uno sceglie di fare l'attrice, tu devi saperti doppiare. Però ripeto, non è un fatto di presunzione, mi successe soltanto una volta, ma parlo di tanti anni fa, quando l'unica volta che doppiai Monica Bellucci nella Riffa, che è uno dei suoi primi film prima che diventasse la star che è ora, che io adoro Monica Bellucci, e quella è stata un'occasione in cui ho doppiato lei in quel film. Però poi forse non mi ricordo se una volta, non me lo ricordo, credo che sia successo un paio di volte. Però se vengo chiamata per dei provini che mi dicono però guarda l'attrice italiana, così non vado, perché non
Sarà un mio limite, non lo so, questo meglio, io non ve lo so dire, io penso che debbano doppiarsi da sole, questo è quello che penso, però può darsi pure che sia un mio limite. Ma con tante dive hollywoodiane da doppiare. No, insomma, non lo so, magari è un mio limite, però insomma non le doppio volentieri, cioè evito. Ecco, perché forse magari bisogna veramente seguire il labiale, non si può dare quella sfumatura. No, perché è proprio un altro modo, perché devi seguire la lingua italiana, un conto è doppiare, capito, la lingua, cioè seguire l'italiano sull'italiano. Poi magari molto spesso, senza, voglio dire, non faccio nome, magari le attrici non sono neanche straordinarie, quindi a quel punto tu ti devi anche adeguare a un modo di recitare diverso, che non è il tuo, che non è. E poi soprattutto ritengo che se tu nella vita decidi di fare l'attrice, devi imparare anche a saperti doppiare, perché essere attrice significa, infatti molti attori italiani che abbiamo sono straordinari, anche, soprattutto anche uomini. Io, assolutamente. Allora Laura, noi la ringraziamo di averci dato questa opportunità di scoprire cosa c'è dietro la sua grande professionalità, per il quale il pubblico l'ha amata in voce in questi anni. Grazie. Perché veramente è cresciuta con i suoi film, si è emozionata con i suoi film, e speriamo che di aver dato questa volta in video, quindi in volto, perché anche una bella donna, un'emozione. Grazie. Ai nostri telespettatori, e proprio a loro noi chiediamo a lei di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Innanzitutto io vi ringrazio tutti di seguirmi. Vi ringrazio tutti dei complimenti che mi arrivano continuamente su Facebook, e devo dire che tutto questo mi appaga e mi emoziona, perché io preferisco avere, ricevere complimenti e apprezzamenti da persone che sono al di fuori del lavoro. Quindi ragazzi, tutti i complimenti che mi fate, sappiate che mi emozionano, mi riempiono il cuore, mi gratificano ancora di più e mi confermano quanto di più, cioè mi confermano sempre di più, scusate, mi sono poi un pochino emozionata, sempre di più quanto sono felice di fare questo lavoro. Grazie a tutti e continuate a seguirmi.